Prima Fila Magazine. Oggi andiamo al Teatro Celebrazioni perché non parliamo di teatro ma di una mostra che si svolge all'interno del Teatro Celebrazioni, una mostra di un artista che si chiama Riccardo Zangelmi, che è qui con noi. Riccardo, tu sei un artista che fa delle cose molto particolari che stiamo vedendo anche alle tue spalle, fatti con i mattoncini Lego. Quando hai avuto questa prima idea e hai cominciato a fare queste opere? Beh, la passione nasce da quando ero bambino, quindi tutto nasce dall'infanzia. E a 30 anni ho riniziato a costruire Lego e a costruire queste opere. La prima opera che hai fatto? La prima opera che ho fatto è un personaggio cartoonish. Io amo molto le cose cartoonish, quindi una formica cartoonish. Ma quanti pezzi servono per fare una scultura di queste dimensioni? Beh, sicuramente tanti scatoloni di Lego. Sono opere che arrivano fino ad avere 200.000 pezzi o 300.000 pezzi, sì. Quanti artisti usano questa tecnica? Sei l'unico nel mondo? Ce ne sono altri che tu sappia? No, noi certificati del gruppo Lego siamo in 17 e in Italia sono l'unico certificato del gruppo Lego. Tra tutte queste opere invece quella che ti appassiona di più, che viene più dal tuo intimo? Beh, sicuramente Fly, la mano che lancia l'aeroplano di carta, che è un inno al coraggio a tuffarsi nella vita, a mollare tutto e inseguire i propri sogni. E di questi tempi? Serve. Siamo al Teatro Celebrazioni, dove quest'anno per il momento, come sappiamo, non ci sono spettacoli, ma c'è una mostra molto interessante di un artista giovane e bravo che lavora con i Lego, Filippo Vernassa. Questa è un modo per continuare a far vivere il teatro con il pubblico. Grazie Carlo, corretto. È un modo per continuare a raccontare delle storie e lo facciamo con delle meravigliose opere d'arte, circa 50 sono le installazioni per 1200 metri quadrati di esposizione, e il Celebrazioni vuole continuare a raccontare delle storie e riparte dall'arte. Abbiamo detto tante volte che un teatro è un centro culturale. Celebrazioni è stato un teatro di produzione, un teatro di ospitalità di importanti spettacoli con la linea della contemporaneità, e nei mesi del lockdown urgeva farsi venire un'idea. Nel frattempo che programmavamo la nuova stagione, dovevamo capire come affrontare la prima parte dell'autunno, che sapevamo già mesi fa sarebbe stata quella più difficoltosa. Da lì è nato un rapporto con questa società, una tra le più importanti di mostre di edutainment, e abbiamo appunto deciso di trasformare il teatro in una sede espositiva, perché avevamo questa necessità, questa urgenza che il teatro continuasse a essere vissuto, partecipato. Perché a prescindere dai vari DPCM, il teatro è relazione, è incontro. Lo faremo in sicurezza, ma vogliamo ancora continuare a raccontare delle storie, e lo facciamo proprio con la mostra che si chiama Brick Art, a cura di un artista straordinario, Emiliano, e quindi ci è sembrata la strada giusta. Ripartiamo dalla bellezza di queste opere, dalla simpatia dell'artista, perché un ragazzo giovane e intraprendente. Una delle ultime opere su commissione della Ducati è stato l'ultimo modello di Ducati che è esposta nei negozi della Lego qui a Bologna, e quindi insomma incrociamo le dita, apriamo questa mostra, ci ispiriamo ai teatri europei, perché Francia, Inghilterra, Spagna hanno l'abitudine, i teatri, ad avere anche la sede espositiva. Oggi il teatro è solo una sede espositiva, ma incrociamo le dita perché la situazione possa andare nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, migliorando e tornare a fare anche il teatro.